Perfetto! E adesso, signori, squillino le trombe. Dove stanno le trombe? La trombetta. È diventato un personaggio, trombetta. Dove sta? Io so che è un artista molto particolare lui, è una persona molto gentile, è venuto per noi, è un grande Raff! Oh! Ah! Gabriella! Ciao Raff, benvenuto! Signora, ciao Gabriella, grazie! Roberto, piacere! Eccoli qua! Lui segue il nostro programma. E allora noi, che fai Gabriella? Che fai? Vincenzo, con piacere e sì, anche no. Rosemary. Vincenzo chi è il signor Vincenzo? Chi è che Vincenzo? Vincenzo Mollica. E qual è? Il nostro amico. Allora Raff, come va? Bene. Io ho un'idea, tu Raff adesso resterai con noi un pochino, mi auguro, no? Sì, sì, sì. Allora prego, accomodati, vieni. Prego Raff, puoi andare. Là, prego, prego. Grazie Gabriella, intanto. Allora, andiamo a chiamare Billo. Vediamo dov'è, attenzione. Attenzione, vediamo se il nostro Billo è pronto. Pronto? Billo. Sì. Ma dove sei? E niente, mi sto fermando un bar a pia una cioccolata calda. Sì, ho capito. Ma sei scemo. Sei tipo, non c'è nessuno. Ma come tu sei l'inviato che va alla ricerca dei VIP, mi chiami e mi dici mi sto prendendo una cioccolata al bar? Facevo troppo freddo, mi sono rincaldato un pochetto. Sì, ho capito, ma per me devo mettere pure sotto un cantuccio a dormire un'ora e mezza, però voglio dire, l'hai trovato il VIP, Billo? E se n'è andato. Chi avevi in mano? Chiamavo cosa? Il Zoff, però stavo chi? Parlando con un amico suo. Non ho capito. Il Zoff, Zoff. Zoff. Dino Zoff. Gino Zoff, Dino Zoff. Che hai fatto? Gino Zoff. Come si chiama? È Dino Zoff. Zoff. È Dino Zoff. Gino Zoff o Dino Zoff? Comunque Billo, Dino Zoff era buono, eh? Come si chiama? Tu devi dire, signor, ti sei fatto almeno la foto? Ma che mi sono fatto? Si è fermato 30 secondi, nemmeno. Beh, tu gli dicevi, fermo Zoff. È volato. È volato. Zoff. Ti ho voluto fermare. Allora, il prossimo che vedi, fai senta, le posso parlare? Tu gli dai un calcio a uno stinco e lo sdrai. Mi chiami e mentre è a terra gli dai il cellulare. Così mi carcerogono. Vabbè, se lo incolpi, da un bacetto a Gino Zoffo. Va bene? Okay, salutiamo Gino Zoffo, grazie. E allora andiamo al quarto annuncio, telefono grigio come la giornata di oggi, mi chiama e mi dice Gino Zoffo, quarto annuncio, telefono grigio è il seguente, cerco attori massimo 40 anni per importante show, telefonate brevi, va bene, importante show, telefonate brevi, ecco, vediamo, attenzione, adesso è arrivato il momento delle esibizioni. E allora chiamiamo qui per fare una bella esibizione, signori, il maestro Mazza e la nostra Panicucci. Forza! Maestro Mazza e la nostra Panicucci. Guardate, che hai fatto? Ho smontato un pezzo di cose. Dai, poi lo rimetto a posto. Ma questo dai. È un pezzo da casa del Billo, dico io, ma io... aspetta, aspetta. Che devo fare? Qual è? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, mi dica. Senti, volevo chiamare questa sera, mi chiamo Luciano. Ciao Luciano, dimmi. Niente, ho letto un annuncio che gli attori cercavano. Ah, tu hai già fatto qualcosa? No, veramente no. Ah, che hai fatto? Particine, cosine, niente? Sì, qualche particina così. Cosa hai fatto? Guarda, come, diciamo, come comparsa. Ah, beh, vabbè, dai, non ti preoccupare, ti butti giù così? Ci no, vuoi provare? Magari. Ti piace lo spettacolo? Molto. Allora facciamo così, ti metto un attimo in attesa, un secondino, eh? Sì.
Pronto? Pronto? Eccoci, Luciano. Allora, cosa hai fatto di buono? Qualche comparsa. Tipo, dove hai lavorato? Cinecittà. A Cinecittà? Sì. Che film hai fatto? È Ultra. Quale? È Ultra. Ah, Ultra, il sì, quello di Tognazzi? Sì. Ah, beh, carino, bello, molto bello, sì. Vabbè, film, sì. E che parte facevi? Guarda, sono mezzo del pubblico, quelli dei tifosi della Roma, sempre così. Allora te lo chiedo subito, siccome la scena è tipo questa, non stiamo cercando gli attori protagonisti, prendiamo i professionisti. Ah, ecco. Tu, una cosa che ti chiediamo alle persone, abbiamo già selezionato i 12, ti vergogni di fare le cose? Perché tanti vengono qua, poi no, ci vergogniamo, dobbiamo fare una scena di un tifo di una squadra di rugby. Ti vergogni tu? No. Sono 12 ragazzi che litigano in un muretto. No. Cioè, se io ti chiedessi adesso all'improvviso, così, tac, fammi un urlo di una squadra per giocare, per esempio, ti vergogni? No. Allora, facciamo un esempio, proviamoci. Giochiamo, sei solo in casa? Sì. Allora, giochiamo al telefono, eh? Facciamo finta, sta giocando, dimmi una squadra di calcio che vuoi. La Roma. Vabbè, la Roma, vabbè, adesso, perché... Roma, Lazio, Juventus, la stessa cosa. La Roma. C'è una scena dove cascano due giocatori, i nomi non sono importanti, tu ti alzi e mi fai questa battuta. Arbitro! Ma devi essere dura, eh? Mettici durezza. Arbitro! Arbitro! Tre volte, gridando, questo è pane per me! Questo è pane per me, nel senso che tu soffri talmente... Però adesso una cosa fatta, questo è pane per me! Ok? Ok. Non ti vergognare, ti do io l'ok? Ok, va bene. Allora, proviamolo, eh. Ci sei? Sì, ce l'ho. Attenzione. Sto sul cellulare, siamo un po'... Sì, lo so, ma non ti preoccupare. No. L'attore non si deve mai vergognare. No. Attenzione. Ecco i giocatori. Si attaccano. Si avvicinano. Fallo! Vai! Arbitro! Arbitro! Questo è pane per me! Però, arbitro, questo è pane... Sì, però hai urlato e basta, eh? Fammi questa cosa, se vengo in campo ti spacco uno stinco. Prova, non ti vergognare, forza, vai, fallo. Se vengo in campo... No, arbitro, devi ripartire da lì, vai. Arbitro, questo è pane per me. Se vengo in campo ti spacco uno stinco. Aspetta, va bene, però devi fare l'effetto gol, sei capace? Guarda, te lo faccio sentire io? Sì. Senti, eh? Senti se lo faccio bene, l'effetto gol. Gol! Ecco, una cosa così. Tana per gatto? Bravo! Come ti chiami? Questo è Rai 2, libero! Ci hai visto già? Sì, no. No, sì. Va bene, in bocca al lupo, eh? Grazie. Ciao, arbitro! Allora, arriva il momento di esibizione. Vieni qua, Federica. Maestro, come va? Bene. Bene, tutto bene? Bene, benissimo. Intanto complimenti al vestito e anche al fisico, una bellissima ragazza. E cosa stai facendo ora? Perfetto. E maestro? Me? Anche me. No, però, io voglio fare un'esibizione particolare, siccome non ho credibilità. Sei fantastico. No, non parlare di quello che abbiamo fatto in camerino, sono fantastico per te. Ragazzi, io voglio... Vieni qua! Allora, voglio provare a fare una piccola esibizione seria. Sì. Lo so, non ho credibilità, però sai cos'è la parapsicologia? Sì. Cos'è? Dillo te. No. La sai? Sì. Dimmelo. Dilla. Perfetto. Lo sai? No. Lì sai? Non lo sa. Non ti toccare che è brutto, su. Pure io mi metto che è brutto e antipatico. Come se lei facesse, sono la Panicucci. Non potrei fare granché, insomma. No, ma non guarda, non... c'è gente che vuole la terza, la quarta, tu c'hai la retromarcia, non è, ma non è una bella... È una... No, è bella, La Panicucci. Allora, Aridaie, si dice a Roma, forza. Allora, attenzione, cos'è la parapsicologia? È esattamente così. Adesso io vi faccio vedere una cosa che da casa diranno, però Teo scherza, però qualcosa di serio lo sa fare. Stai dritta.
Attenzione, puoi anche dire, no, non ridere, guardami, guarda lui così te passa da ridere, fidati. Attenzione. Aspetta che mi pettino. Dai. Attenzione, seriamente, okay. Stai qui, maestro, ti metti, ci impagliamo. Così devo ma adesso ti spiego, stai qui. Ah, vogliamo andare avanti, dicono, prego, allora, spostiamoci, gira di qua, ci vediamo di là, Ecco, appuntamento alla piazzetta, buonasera, come state? Allora, vieni qua, maestro. Sì. Io, con una mano così, ti tocco la fronte senza usare le mani. Ti sembra possibile? Impossibile, impossibile. Sto parlando seriamente, No, secondo me è impossibile. Però, nel caso in cui tu senti, so, pochino... Te lo dico. Sento... Lo dirai veramente o fingerai a gag? No, appena io... Se sento qualcosa te lo dico. Se non sento niente non ti dico niente. No, io questo voglio... Questa è TV verità, Va bene. Ok, ti fidi? È no. Possibile con la mano toccare la fronte senza usare le mani? Se no volete un'altra parte del corpo e volete scegliere? Sì! Tipo... Dai, no, chiedo, dai, didi, forza. Sì, sì, sì. Sì, il seno no. Vabbè, il seno, dai. Intanto non ti... Sei scema, io ti tocco il seno. Allora, ti tocco il seno con le mani... No. Ragazze, lo scherzo è bello quando... Quando dura poco, ecco, dicono. Perciò il limite c'è a tutto. Toccherò il seno con le mani senza usare le mani. Però se la nostra Federica sentirai qualcosa, devi dire... Io non vedo niente, sto qua. Aspetta. Sempre e dopo vengo da te. Mi tocchi devo fare un... No, hai dai che tocca anche a te. Stai a far da solo. Aspetta. Aspetta. Allora, toccherò il seno con le mani. Attenzione così. Chiaramente le mani sono staccate, però nel caso in cui senti... Se dovessi sentire qualcosa te lo dico. Brava. Ti dirò solo la verità. Altrimenti, Teo... Altrimenti, Teo, sei... Non io. Sento nulla. Non sento nulla. Non dire il falso perché non ci serve. Bene. Ultima cosa, ci credi? No. Scommettiamo un caffè? Scommettiamo un caffè. Vediamo chi vince. Attenzione. Hai vinto! Vince! Mazza! Ho toccato le tette alla Panicucci! Dai, rifacciamolo! Scegliete un'altra parte del corpo! Grazie, Federica! Grazie! No, tu mi dai uno schiaffo! Ti do un cazzotto, Non saprai mai quello che volevo dirti! E tu non saprai mai quello che ho provato! Ah, grazie Mazza!